Telefutura, microfono aperto, Marilena Andreozzi. L'8 marzo, come ogni anno, ricorre la festa della donna, una giornata mondiale dedicata al riscatto della condizione femminile. Non tutti forse sono a conoscenza del tragico evento da cui scaturì la manifestazione. Un doloroso momento della storia umana che gli effetti bizzarri del tempo hanno trasformato in festa. Era il 1908, quando un gruppo di operai di un'industria tessile di New York scioperarono per protestare contro le disumane condizioni di lavoro a cui erano costrette. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, fin quando l'8 marzo si decise di chiudere tutte le porte della fabbrica, impedendo alle operaie di uscire. Da questa condizione di reclusione ne scaturì un incendio di natura dolosa, nel quale rimasero coinvolte 129 operaie, arse vive dalle fiamme. Più che giornata della festa, l'8 marzo dovrebbe essere celebrato come giorno del ricordo, il ricordo delle violenze e oppressioni subite dalle donne, nonché delle conquiste sociali, politiche ed economiche che le vedono protagoniste. In Italia la donna è stata celebrata per la prima volta nel 1911 e solo nel 1946, per scelta dell'Unione Donne Italiane, la mimosa divenne il simbolo della festa e della donna. Nel passato di tempo da quell'8 marzo del 1908, molte cose sono cambiate, eppure nelle concezioni maschiliste di alcuni uomini permane stabile la condizione della donna oggetto, un giocattolo da usare a piacimento, privo di valore e virtù. Ma adesso vediamo cosa ne pensa la gente di questa festa tutta al femminile, della condizione della donna al giorno d'oggi. A proposito della condizione della donna al giorno d'oggi, secondo lei esistono ancora delle discriminazioni che la riguardano nell'ambito del lavoro, dei rapporti sociali, in famiglia? Penso proprio di sì. Tutto quello che vediamo è sotto gli occhi, quindi è sicuramente il genere femminile discriminato. Questo sicuramente, sia sul lavoro sia nella condizione normale della società. Le donne hanno molta difficoltà ad accedere a qualsiasi cosa, pur considerando che normalmente le ragazze di oggi hanno più grinta, più capacità, molto spesso dei maschi, sono più bamboccioni, questa è la verità, lo dico da padre, ho una figlia femmina e uno maschio. Cosa ha da dire a proposito delle ultime morti che riguardano soprattutto giovani donne e soprattutto nell'ambito familiare? Beh, questo è un grosso problema italiano, soprattutto e mediterraneo, credo che ci sia questa cosa che mi pare negli ultimi tempi, non so se sia accentuata oppure se viene più denunciato dai media rispetto al passato, però mi sembra un'enormità. Cosa ne pensa della condizione della donna al giorno d'oggi? Se esistono ancora delle discriminazioni sul posto di lavoro, in ambito sociale, familiare? No, nell'ambito familiare posso dire qualche cosa, però sui costi di lavoro le donne mi fa immensamente piacere, perché le donne sono al posto di comando, sono molto 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 più forti degli uomini, più serie, più di pugno fermo, mentre l'uomo ancora oggi fa il tiro in bandiera, invece la donna è molto più decisa. A livello familiare, dietro le quattro mura, il discorso è un pochettino diverso, prevale la forza del sesso forte. Lei dice che il sesso maschile è il sesso forte. Ho detto così, nelle quattro mura della casa può prevalere il fattore dell'uomo forte, come devo dire, fisicamente più dotato e più forte della donna. Però ritornando al discorso di prima, la donna è ok, numero uno. Salve, cosa avete da dire a proposito della condizione della donna al giorno d'oggi? Se esistono ancora delle discriminazioni sul posto di lavoro, nei rapporti sociali, in ambito familiare? Quella che è la mia esperienza in ambito familiare, no. Però sentendo i vari telegiornali, senz'altro, senz'altro. Oggi come oggi non è ancora paritaria la situazione, neanche in ambito di lavoro. Speriamo che migliori. Lei? Ma diciamo che io sono una donna che ha sempre lavorato, non ho avuto discriminazione per quanto mi riguarda, però non posso dire che sia sempre così. In altre aziende, piccole aziende, oppure sono privilegiati sicuramente i maschi.
quello che noto è che la donna non riesce mai ad arrivare a dei vertici, anche se è capace, però è sempre l'uomo che arriva al vertice, sono pochi i dirigenti di un'azienda, donne e moltissimi i maschi sicuramente. Nell'ambito familiare assolutamente siamo paritari, non esiste nessuna. Per la vostra esperienza personale. Per fortuna, quindi, esatto. Non è così per tutti, perché si sente, lo sentiamo tutti i giorni che la donna viene maltrattata, uccisa, stalker, è una cosa veramente indicibile. Io penso che bisogna darsi, sì, bisogna fare qualcosa, ma di serio, perché la donna non può subire. Sono ogni giorno, non so, sono 40 dall'inizio dell'anno, tutte uccise perché il maschio non vuole perdere il potere sulla donna. Il maschio viziato che ha sempre avuto tutto e dice no, anche tu devi essere mia, se non sei mia ti uccido. Questa è una cosa intollerabile, perché non siamo fatti di, non siamo cose, siamo persone e andiamo rispettate. Poi ci sono i ragazzi giovani, diciamo, che quasi adolescenti, ma forse proprio adolescenti, che davvero credono di giocare con la PlayStation, giocando con le, e non solo con le donne, attenzione, perché la violenza non viene fatta solo sulle donne, sul debole. Vuoi un bambino, vuoi un animale, che io adoro, vuoi un anziano, loro sono il branco, quando fanno branco sono peggio delle bestie, per il mio parere. Comunque io penso che l'importante è la famiglia, ed è lì che si annida tutto, perché gli esempi sono importanti, quanti ragazzi sono violenti, vuol dire che anche in casa ci sono violenze morali, non lo so, o troppi viziati, o troppo, una situazione comunque che non si può più tollerare. Quindi secondo voi la famosa parità tra uomo e donna non è stata ancora raggiunta? Per me no, non al 100%. Non è vero, perché insomma la donna comunque si dà da fare, viene rispettata. Vediamo nel governo adesso tutte queste donne che ci sono, prima non c'erano proprio. Magari se non ci fosse, magari ci farebbe tanto piacere, però. Viva le donne! Cosa ne pensi della condizione della donna al giorno d'oggi? Pensi che ci siano ancora violenze e discriminazioni sul posto del lavoro, in ambito familiare, nei rapporti sociali? Beh, sì, tra donna e uomo comunque ci sta ancora la differenza. Dipende sempre dall'ambito in cui si trova. Pensi che questa famosa parità tra uomo e donna sia stata raggiunta? Sì, però dipende sempre nell'ambito, appunto, perché sono persone che io, tipo me, in alcuni ambiti la donna è molto superiore dell'uomo, cioè riesce a fare cose che noi uomini non riusciamo ancora a fare, a sopportare dolori e emozioni. In famiglia, nel lavoro, per esempio? Sì, nel lavoro, tipo lavori che noi uomini non riusciremo mai a fare. A proposito della condizione della donna al giorno d'oggi, se esistono ancora discriminazioni sul posto del lavoro, nei rapporti sociali, in famiglia? Sì, penso che comunque la donna al giorno d'oggi ha comunque più importanza, perché alla base dell'Italia, al posto dell'uomo ultimamente c'è sempre la donna, ha più responsabilità, ha più peso anche in famiglia, anche se comunque viene sempre sottovalutata. E non penso che sia una cosa bella. E a proposito, diciamo, delle morti recenti di cui la cronaca ci ha informato, che riguardano soprattutto giovani donne, hai qualcosa da dire? Penso che vengono scelte sempre le donne per queste cose, perché sono più deboli normalmente, le donne sono molto più deboli. Non penso che sia normale, queste persone che fanno queste cose non hanno delle menti molto normali, perché se ce l'avrebbero comunque non farebbero di queste cose. Quindi pensi che questa famosa parità tra uomo e donna di cui si parla sia verità o sia solo utopia? No, non penso che sia vero, perché si dice tanto però poi alla fine non è che è cambiato molto. Viene, la donna ha molta importanza quando si tratta di lavori, quando si tratta di faccende domestiche e di tutto. Poi viene sempre scelta la donna come un facile bersaglio. Sì, perché comunque dicono è più debole, quindi più facile da colpire.
cosa ha da dire a proposito della condizione della donna al giorno d'oggi? Esistono ancora delle discriminazioni in ambito familiare, nei rapporti sociali, sul lavoro? La donna è soggetta ancora a violenze? Certo che siamo ancora soggetti a queste cose qua. Sta una che mi chiama, che mi telefona, mi manda i messaggi, sporca, zozzosa e tutto. Secondo voi questa famosa parità tra uomo e donna è stata raggiunta oppure è solo ancora un'illusione? Vediamo che è stato raggiunto, signore, io stiamo troppo imbagliati noi donne. Però a me mi ha dato fastidio enorme una persona, io non ho aiutato i carabinieri, mantenere. Cosa ne pensa della condizione della donna al giorno d'oggi? Secondo lei esistono ancora discriminazioni e violenze che riguardano la donna sul lavoro, nei rapporti sociali, in famiglia? Sicuramente sì, anche se in alcuni ambienti o in alcune classi sociali diciamo che si è invertito il rapporto. Io vedo molto più che subisce l'uomo che non la donna e le condizioni si sono quasi invertite. In alcuni altri settori invece c'è ancora molto 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 da lavorare per poter arrivare almeno a una condizione di vivibilità per la donna. Quindi secondo lei questa famosa parità è realtà? La parità tra uomo e donna è realtà o è solo utopia, illusione? In realtà è un obiettivo che si deve ancora raggiungere? Come dicevo prima, in alcuni settori si è invertita la situazione, forse l'uomo deve ancora recuperare un po' di spazio. A proposito, diciamo, degli ultimi fatti di cronaca che riguardano violenze e soprattutto la morte di giovani donne, ha qualcosa da dire? Là è una questione culturale che bisogna un poco continuare comunque a... non so come esprimerlo, perché l'uomo che tante volte è trattassato in alcuni ambienti sociali, insomma, si sente messo da parte e reagisce ancora in un modo animalesco che ci porta a tutte queste condizioni che si stanno verificando, queste situazioni che si stanno verificando.